questo è un reference design di Qualcomm Snapdragon 855, l'ultimo super processore di Qualcomm che è destinato a diventare il cuore di una nuova generazione di smartphone flagship da parte di moltissimi produttori, con in prima fila i produttori cinesi Oppo, Vivo, Xiaomi e Lenovo. Abbiamo infatti già realizzato un video in son con il nuovo Lenovo X5 Pro GT con Snapdragon 855 durante il CES 2019 e potete trovare questo video sul nostro canale di YouTube. L'aspetto di questo reference design è quello di un comune smartphone con uno schermo da 5,99 pollici AMOLED, risoluzione di 2880x1440 pixel e un ammontare di memoria RAM da 6 GB, oltre ovviamente allo Snapdragon 855. Questo processore migliora rispetto al precedente modello 845 su 4 versanti. Non soltanto sul versante delle performance, con un incremento di prestazioni di calcolo della CPU del 45% addirittura, perché adesso utilizzano nuovi processori semi-custom Creo 485 basati sull'architettura ARM Cortex A76 e del 20% per la GPU, ma anche miglioramenti sui versanti della AI, della quale ci occupiamo adesso in dettaglio, della camera e dell'intrattenimento, ad esempio il primo con supporto per computer vision ISP, il primo device commerciale con acquisizione HDR10+, il primo con il supporto per i file HEIF e tanto altro. E poi infine ci sono anche dei vantaggi sul profilo della connettività, perché supporta Wi-Fi 6, il WiGig a 60 GHz ed è anche il primo chip, il primo SoC al mondo ad integrare un modem con velocità di 2 gigabit al secondo, uno Snapdragon X24. Questo reference design poi è diventato particolarmente famoso perché all'interno di un design che è comunque abbastanza compatto, molto simile a quello degli smartphone che trovate adesso in commercio, sono riusciti anche ad inserire la connettività 5G con l'aggiunta di un modem X50 e anche un set di antenne dedicate che permettono anche il supporto per millimeter wave. Quindi una soluzione 5G completa. In questo video ci andiamo a focalizzare però sui benchmark, mettendo questo chip a confronto con il vecchio Snapdragon 845 e con alcuni rivali, tra i quali anche il Kirin 980 di Huawei e iSilicon, tenendo sempre presente però che questi benchmark offrono un quadro soltanto parziale, quindi vanno presi con un po' di intelligenza e che potrebbero essere leggermente superiori rispetto a quelli poi dei device finiti commerciali, perché questa è una piattaforma altamente ottimizzata. Voglio precisare però che tutti i benchmark che vedrete all'interno di questo video sono stati realizzati in modalità standard e non in modalità performance, una modalità particolare che spinge la frequenza del processore sempre al massimo livello e che ha consumi e profili termici che sono impraticabili. Quindi abbiamo lasciato da parte questa modalità per avere dei benchmark più realistici con la modalità standard. Partiamo come al solito dai benchmark dedicati al processore, come Geekbench, che va a misurare le prestazioni di calcolo in single core e in multicore. Abbiamo ottenuto un punteggio rispettivamente di 3526 e 11071 per single e multicore, che rappresenta sicuramente un vantaggio rispetto al precedente 845, che si assestava intorno ai 2300 e 8550 punti circa, e anche rispetto ai benchmark che abbiamo effettuato sul Mate 20 Pro. Per le performance invece di sistema nel complesso abbiamo utilizzato AnTuTu e PCMark. AnTuTu ci ha dato punteggi superiori ai 360.000 punti come score complessivo, contro invece i circa 260-280.000 punti di un Kirin 980 e dello Snapdragon 845, con punteggi di 120.000 punti circa per il processore, 156.000 per la GPU, 10.000 per le memorie, questo comunque è abbastanza allineato a quello dei competitor, e 73.000 per l'interfaccia. Un divario analogo è stato misurato anche da PCMark, che ci ha dato uno score totale di 8.986 punti, mentre invece i competitor sono fermati sotto gli 8.000 punti. Punteggi che sono evidentemente condizionati questi dall'incremento di prestazioni dichiarato da Qualcomm del 45% rispetto ai precedenti core dello Snapdragon 845. Sul versante della grafica invece il divario è un po' più modesto, parliamo di un incremento dichiarato del circa 20% che viene ben fotografato dai test di GFX Bench, come ad esempio questo Car Chase con OpenGL ES 3.1 che ci ha dato un punteggio di 2504 frame,
ma abbiamo punteggi di vertice inarrivabili anche per tessellation, per Alu 2 e per texturing, mentre invece il punteggio di 3D Mark con il test Slingshot OpenGL ES 3.1 ci ha dato uno score di 5484 contro i 2518 punti ad esempio di un Kirin 980 con la sua Mali G76. Quindi seppure l'incremento delle performance grafiche non sia enorme, tuttavia bisogna considerare che Qualcomm partiva già da una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti che mantiene saldamente. Passiamo adesso alla AI. Abbiamo fatto anche dei benchmark dedicati espressamente all'intelligenza artificiale, in particolare tre: ETH AI Benchmark, AI Mark di Ludashi e AI Engine Demo, un benchmark che è stato appositamente creato da Qualcomm e per il quale quindi non abbiamo in questo momento termini di paragone. Perché abbiamo fatto dei benchmark dedicati alla AI? Perché questo chip dispone di un nuovo DSP Hexagon 690 che combina un classico DSP con l'AI e quindi ha non solo dei core dedicati ai calcoli scalari e ai calcoli vettoriali, ma anche una nuova TPU, una Tensor Processing Unit dedicata proprio ai calcoli sui tensori, che ha permesso di accelerare di 4 volte le vector extension. Per un incremento complessivo dichiarato da Qualcomm delle performance nella AI di 3 volte. Ovviamente, come già in passato, questo DSP si combina poi con CPU e GPU in un'architettura eterogenea che Qualcomm chiama AI Engine 4, di quarta generazione, e che ad esempio in AI Benchmark ci ha consentito di raggiungere il punteggio stratosferico di 34.735 con un incremento del 400% rispetto ai valori medi di questo benchmark, e che posiziona il nuovo Qualcomm Snapdragon 855 assolutamente al vertice. Mentre in Ludashi AI Mark abbiamo avuto un punteggio di 2758, con un margine nettamente migliore con i network Inception V3 e ResNet 34 rispetto a VGG16. E c'è una ragione, perché Qualcomm ha deciso di ottimizzare il suo chip proprio per i network che hanno una migliore efficienza e non per quelli che richiedono invece un maggiore ammontare di risorse del sistema. E infine nella AI Engine Demo di Qualcomm abbiamo avuto 155 inferenze al secondo come punteggio, ma lo ripeto, non ci sono qui termini di paragone, e comunque questo è il benchmark che Qualcomm ha realizzato per dimostrare le reali potenzialità del nuovo Tensor Processor, potenzialità che attualmente non vengono sfruttate dai comuni benchmark per l'intelligenza artificiale. Quindi concludendo, i benchmark sono tutti concordi nel posizionare il nuovo Snapdragon 855 al vertice dell'attuale tecnologia di chip ultramobile, anche se poi bisogna vedere come sarà in concreto l'esperienza con i device commerciali basati su questo chip, un'esperienza che secondo Qualcomm dovrebbe essere addirittura migliore di quella che viene rappresentata dai benchmark, con tempi di avvio delle app rapidissimi e con performance sostenute che saranno nettamente migliori dei competitor, che invece partono con performance molto brillanti e poi sono invece costretti a ridurle per rientrare dentro i profili termici. E questo significa che il nuovo 855 è anche una perfetta piattaforma per il gaming. Ci aspettiamo infatti dei nuovi smartphone da gioco basati proprio su questo chip, anche perché porterà con sé una nuova Elite Gaming Platform, una piattaforma dedicata proprio al gaming che comprende un ecosistema di tecnologie per l'audio, per il video, per consentirvi di avere un'esperienza di gioco completamente appagante ed immersiva. Ad esempio ci sarà la tecnologia Q-Sync, simile a G-Sync, oppure aptX per l'audio. Quindi aspettative veramente altissime per questi nuovi smartphone con Snapdragon 855 che debutteranno in massa durante il prossimo Mobile World Congress 2019.